Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta di nocciole. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 15 minuti circa. Gli ingredienti sono burro morbido a pezzi, farina di tipo 00, nocciole tostate, zucchero semolato, vanillina, la scorza di un limone, uova, rum, lievito in polvere per dolci e zucchero a velo. Diamo il via alla ricetta. Per la ricetta ci servirà uno stampo con apertura a cerniera del diametro da 22 cm che abbiamo rivestito con carta da forno sul fondo e unto con il nostro staccante per teglie sulle pareti laterali. Nel frattempo preriscaldiamo il forno in modalità statica a 180 gradi. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le nocciole. Le facciamo tritare per 10 secondi a velocità 5. Trasferiamo il trito e teniamolo da parte. Senza lavare il boccale, mettiamo all'interno lo zucchero, scorze di limone e la vanillina. E azioniamo il bimby per 15 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale. Posizioniamo la farfalla. Mettiamo il burro. E le uova. Mescoliamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimby per 4 minuti a velocità 3. Dal foro del coperchio aggiungiamo il rum e facciamo amalgamare per 1 minuto a velocità 3. Recuperiamo con l'aiuto della spatola il composto che si è depositato sul coperchio. Riuniamo un po' sul fondo. Adesso aggiungiamo le nocciole tritate. La farina, il lievito in polvere per dolci. Ora chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo amalgamare per 1 minuto a velocità 4. Il coperchio
composto è pronto, rimuoviamo la farfalla e trasferiamolo nella tortiera. Adesso cuociamo a forno preriscaldato statico a 180 gradi per 50 minuti circa. La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Torta di nocciole. Grazie e alla prossima ricetta!